Opart è un termine che deriva dall'inglese Out of Place Artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi Opart. La scoperta dell'ipogeo di Al-Saflieni avvenne nel 1902. Quando gli archeologi cominciarono l'esplorazione, si trovarono di fronte a una massiccia struttura sotterranea sviluppata su tre livelli scavati nella roccia. È stato stimato che per realizzare l'opera sia stato necessario rimuovere più di 2000 tonnellate di pietra. Uno degli aspetti più interessanti dell'ipogeo di Al-Saflieni risiede nella scoperta di oltre 7000 scheletri ammassati al suo interno. Questi scheletri avevano una caratteristica unica: il teschio allungato. Lo studio ha confermato che il cranio era allungato secondo una crescita naturale e non era il risultato di bendaggi o tavole come era consuetudine nelle antiche civiltà sudamericane. Inoltre, non sono evidenti tracce di suture sagittali, presenti in tutti i crani umani e che i medici anatomisti ritengono impossibile tale assenza. La ragione di queste anomalie è avvolta nel mistero. I primi ad indagare su questi strani crani furono il dottor Anton Mifsud e il suo collega dottor Charles Savona Ventura, i quali effettuarono foto e scrissero delle relazioni pubblicate in alcuni libri, sottolineando la somiglianza tra questi teschi e quelli dell'Egitto predinastico. L'antico sito del ritrovamento si crede che risalga ad almeno 5000 anni fa. Ed è un altro tassello dell'archeologia che potrebbe riscrivere la storia dell'intero genere umano. L'enigmatico ipogeo di Al-Saflieni non è solo conosciuto per la scoperta di migliaia di teschi allungati, ma anche dalle altre caratteristiche che ha attratto ricercatori da tutto il mondo. Caratterizzate dalle proprietà acustiche all'interno delle gigantesche camere sotterranee, infatti, tutto ciò che viene detto all'interno della stanza dell'oracolo viene amplificato e udito in tutto l'ipogeo. Inoltre, alcuni studi pare abbiano dimostrato che le proprietà acustiche del riverbero avrebbero conseguenze sulle emozioni umane. Una ricerca condotta da Paolo De Bertolis e Niccolò Bisconti, rispettivamente delle Università di Trieste e di Siena, ha dimostrato che la costruzione della camera è stata progettata in modo da influenzare la psiche delle persone, forse per migliorare le esperienze mistiche durante i rituali. L'uso delle risonanze frattali non lineari che compare nelle proprietà acustiche dell'ipogeo è qualcosa che la scienza moderna ha appena cominciato ad indagare e i risultati mostrano che questo tipo di frequenze ha addirittura la capacità di alterare la materia. Quando venne fatta la scoperta del sito, nel 1902, un pioniere di archeologia, gesuita e membro della Compagnia del Gesù, Manuel Magri, che fu anche responsabile degli scavi, scomparve misteriosamente, poco prima della pubblicazione del rapporto di scavo nel 1907. Il sacerdote morì in circostanze sospette.
Esiste una testimonianza, riportata in un articolo scritto nel 1920 sulla rivista National Geographic, nel quale si descrivono i primi abitanti di Malta, come un popolo dal cranio allungato. Da un esame eseguito sugli scheletri dell'età della pietra, sembra che i primi abitanti di Malta fossero una razza di persone dal cranio lungo e dall'altezza media minore, simili ai primi popoli d'Egitto, i quali si sono diffusi verso ovest lungo la costa settentrionale dell'Africa. Alcuni sono giunti su Malta e Sicilia, altri in Sardegna e Spagna. Tuttavia, dopo il 1985, questi crani incredibili sono scomparsi senza lasciare traccia, senza essere mai più recuperati. In realtà, sembra che sia stata l'autorità responsabile del patrimonio preistorico di Malta ad aver deciso di rimuoverli dal museo, e da allora sono disponibili per i ricercatori solo su un permesso speciale. Gli scienziati maltesi respingono categoricamente alcune teorie relative all'origine extraterrestre dei teschi. E nel 2017 Malta ha deciso di sfatare completamente il mito per quanto riguarda i teschi allungati, presso il centro congressi per i visitatori dell'ipogeo al Saflieni. Perché tanto sforzo per smentire ogni tipo di teoria che si riferiva ad antichi astronauti? Vittorio Di Cesare e Adriano Forgione della rivista Hera sono riusciti ad ottenere il permesso di visionare i famosi teschi. Hanno pubblicato un articolo approfondito sulle loro scoperte e sembrerebbe che siano rimasti molto colpiti. La loro ricerca ha confermato che il cranio era naturalmente lungo. Inoltre, hanno potuto confermare che la linea sagittale mediana sul cranio era totalmente assente. Perciò, niente si è basato su una bufala o su una leggenda, come molti scettici hanno sempre ritenuto. Nel loro articolo hanno tracciato parallelismi e conclusioni relative alla cultura egiziana e ai cosiddetti sacerdoti serpenti. Eppure, invece di approfondire questa scoperta, Malta nasconde i teschi e respinge qualsiasi idea che possa avere un'importanza speciale. Così, mentre Malta tenta di occultare la straordinaria scoperta, il giornalista investigativo belga Philip Coppens e altri studiosi provenienti da tutto il mondo continuano a sollevare domande interessanti. Perché i rapporti di Manuel Magri, il primo escavatore ufficiale del sito, non sono mai stati pubblicati? Perché alla sua morte nel 1907 tutti i quaderni sullo scavo scomparvero? Perché, quando è stato originariamente riferito il ritrovamento di 33.000 ossa, questa cifra è stata successivamente modificata a 7.000 e poi ridotta di nuovo a soli 100? Perché i teschi allungati sono stati rimossi dall'esposizione pubblica nel 1985 e perché ora sono disponibili solo per i ricercatori? Perché solo 6 degli 11 originali sono ancora al museo? Dove sono gli altri? Perché l'ipogeo di Santa Lucia è stato sigillato e mai scavato da quando è stato scoperto nel 1973? Potrebbe esserci qualche verità nei racconti di strani umanoidi giganti che dimorano in caverne nascoste sotto l'ipogeo al Saflieni? C'è qualche verità nei racconti dei bambini che scompaiono? Quale potrebbe essere la ragione degli insabbiamenti? Nel 2017, all'interno di un complesso sotterraneo di grotte in Messico, vicino al confine Veracruz e Puebla, venne fatta una scoperta sorprendente. Pietre di giada con incisioni che sembravano rappresentare UFO e alieni.
le pietre risalirebbero ai tempi del popolo Maya e potrebbero essere una conferma, se gli studi che verranno condotti avranno esito positivo, di un antico contatto tra la razza umana e antichi astronauti provenienti dallo spazio. Successivamente, il giornalista di Cinco Radio, Javier López Díaz, diffuse le prime spettacolari immagini. Come furono trovati questi incredibili reperti? Alcuni cacciatori di tesori messicani appartenenti ai gruppi JEC, Detector e Master Detector, si erano messi alla ricerca del mitico luogo che una leggenda locale raccontava che nelle gole delle zone di Veracruz e Puebla era nascosta o incagliata un'astronave extraterrestre. Quando ormai stavano per rinunciare, delusi per non aver trovato nulla di interessante, uno di loro cadde in un torrente. Mentre stavano aiutando l'amico, nel fango trovarono una pietra decorata con immagini di navi spaziali e creature di altri mondi. Da lì sono risaliti alle grotte ricoperte di incisioni sorprendenti. Una in particolare mostrerebbe l'incontro tra un extraterrestre dal classico aspetto di grigio con un governante della cultura preispanica, nell'atto di scambiarsi qualcosa che sembra essere una pianta di mais. In un'altra grotta venne scoperta la presenza di un tipo di metallo, che i responsabili della spedizione ritennero fosse dell'oro. Queste pietre furono opportunamente chiamate pietre del primo contatto. Non è la prima volta che affiorano rappresentazioni di sospette creature extraterrestri su manufatti messicani. Precedentemente, i media avevano pubblicato il ritrovamento di una scultura di un essere che non sembrava umano. Anche Klaus Dona e Nassi Maramein presentarono anni prima ad una conferenza impressionanti reperti che raffiguravano in modo esplicito creature aliene ed oggetti volanti a forma di disco. L'autenticità di queste incisioni sembra essere confermata dal fatto che l'esplorazione delle grotte ha portato alla scoperta di altri pittogrammi sulle pareti, anche se ulteriori informazioni sulla vicenda non sono emerse. Oltretutto, questa scoperta non ha ottenuto la benché minima considerazione da parte del mondo accademico, anzi, l'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico si è espresso in termini molto scettici. Naturalmente, sappiamo che se questi reperti venissero accettati dalla comunità scientifica, rivoluzionerebbero gran parte della nostra storia. Qualcuno ha sostenuto che le pietre siano state analizzate al radiocarbonio, accertandone una datazione intorno al 250 a.C. Ma ciò è molto strano. Non tutti i materiali possono essere datati al radiocarbonio. La maggior parte dei composti organici, se non tutti, può essere datata. Anche alcuni materiali inorganici, come l'aragonite contenuta nelle conchiglie, possono essere datati, ammesso che la formazione del minerale abbia incluso l'assimilazione di carbonio 14 in equilibrio con l'atmosfera. I campioni che sono stati sottoposti al radiocarbonio fino ad oggi includono carbone, legno, ramoscelli, semi, ossa, polline, pitture murali, vasellame, residui di sangue, tessuti, resine, acqua e altri ancora. Ma non la pietra. Quindi non è chiaro come sia stato possibile datare le lastre di giada, a meno che non presentassero fossili di piante o animali sulla superficie. In questo caso si sarebbe potuto analizzare tali fossili per determinare un periodo specifico.
ma questo importante particolare non è stato confermato. Quindi, a parte questa possibilità, non c'è modo di datare una scultura in pietra o un manufatto. Di solito la datazione è solo sulla base dello stile o del contesto archeologico in cui si trova. Un elemento molto interessante delle raffigurazioni presenti su queste pietre è la riconducibilità alle mummie di Nazca, con le quali sono evidenti forti somiglianze. Tuttavia, questo non dimostra oltre ragionevole dubbio che i reperti siano autentici. Vedremo se nel prossimo futuro si avranno più informazioni riguardo a questi stupefacenti reperti e che se risultassero autentici darebbero una forte scossa alla comunità scientifica. Ci sono moltissime storie di incredibili scoperte che sono state fatte in tutto il pianeta. È interessante notare che l'Ecuador ospita molte strane scoperte. Uno dei ritrovamenti più popolari è la cosiddetta città perduta di Giant, che è stata trovata da un gruppo di esploratori nella giungla ecuadoriana. Oltre alla città misteriosa, in passato, sono stati trovati enormi scheletri in diverse parti dell'Ecuador, soprattutto vicino al confine col Perù. Secondo quanto riferito, gli esperti hanno recuperato ossa e scheletri simili agli umani, ma di dimensioni gigantesche. Molte di queste ossa sono rimaste nascoste al pubblico in collezioni private di tutto il mondo. Si ritiene che uno dei più famosi guardiani degli scheletri giganti sia stato Padre Carlos Miguel Vaca. Padre Carlos Miguel Vaca è nato il 25 agosto 1912 a Loja in Ecuador. Era il parroco della chiesa Cangaimina nella provincia di Gonzanamá, Loja in Ecuador. Prete cattolico, musicista e archeologo, scoprì nel 1965 un insediamento archeologico di scheletri giganti che furono successivamente esposti nel suo museo, che si trovava a Cangaimina, noto come il Museo del Padre Vaca, dove teneva numerosi oggetti scoperti nei vari terreni di proprietà del signor Luis Guamán. La collezione comprendeva ossa di giganti presumibilmente alti 7 metri, che abitavano l'Ecuador e altre parti dell'America migliaia di anni fa. Nel 1992 Carlos Vaca decise di far analizzare parte dei reperti ossei che custodisce, frammenti di una tibia e di un teschio, rendendoli disponibili alla Smithsonian Institute negli Stati Uniti per studiare la loro densità, età e peso. Per gli scienziati diventa un vero rompicapo, ma ne confermano l'autenticità e la specie a cui appartengono, quella umana. Tra i resti conservati da Carlos Vaca c'è anche quello di un molare. Gli studiosi sembrano confermare che si tratti di un dente umano, ma di dimensioni sconcertanti. Un programma televisivo ecuadoriano trasmise uno speciale che durò 2 ore e mezza, facente parte del gruppo televisivo Equavisa. Il conduttore fu Alfonso Spinoza de los Manteros, molto conosciuto in Ecuador. Alcuni frammenti di quella raccolta sono in mano al ricercatore e ufologo Klaus Dona, il quale li tiene esposti nella sua collezione di misteri irrisolti. Di questo scheletro frammentato sono stati studiati alcuni pezzi da diversi scienziati e anatomici, i quali hanno confermato che fanno parte di uno scheletro umano della dimensione di circa 7 volte quella di un uomo moderno. La ricostruzione di questo scheletro è esposto dal 2004 presso il Mystery Park di Interlaken in Svizzera. In base alla grandezza dei frammenti ossei è stato ricostruito lo scheletro considerando tutte le proporzioni.
dopo la morte di padre Carlos Miguel Vaca, come accadde per il museo di padre Crespi, i suoi contenuti furono saccheggiati, probabilmente per essere venduti a collezionisti privati. Come mai la comunità scientifica non si è espressa a favore di questa scoperta? I pezzi delle ossa che hanno permesso la ricostruzione dello scheletro, accertandone così le dimensioni, non sono prove incontrovertibili?